Ed eccoci qui. Close your eyes. Dio, se la luce qui non va bene per niente, cazzo. Eccomi. Chiedo scusa per il ritardo.
Ciao ragazzi. Chiedo scusa, sono appena arrivato da cena, che stavo cenando. Comunque ci sono. Ci sono, sono pronto. Non vedo l'ora che arrivi, Doc, perché c'ho da dargli una notizia bella. Oh, bella. Ciao Lorenzo. Ciao. Oh, cazzo, mi sono scordato i tuoi messaggi. Recupero appena riesco. Chiedo scusa, me ne sono proprio scordato. Ok. Ciao Doc. Buonasera. E Dio, se purtroppo... Scusate il cambio di location, ma quella che uso di solito ha, diciamo, dei problemi tecnici e purtroppo mi ritrovo in questa parte con veramente scarsa illuminazione. Sì, pare tutta, merda. Sì, sembra tu sia stato rapito dall'ISIS. No, aspetta, qual è il gruppo terroristico va di moda ora? Ok, allora metto il chat qui così. Se provo c'ho tutto pronto. Buonasera Lorenzo, buonasera Hypo. Perfetto. Grazie. Ma si può dire su Twitch? Ciao Hypo. Allora, fermi. Primo. Siccome signore dei Sith m'ha contattato oggi su Instagram chiedendolo. In che lingua ce lo vediamo stasera a Sbinotel? Così fissiamo. Allora, io direi il trailer. Noi stasera vedremo anche comunque il trailer di Sbinotel, che ad oggi ancora non si vedrà visto. Un sacco di roba. Sì. E quello ce lo guardiamo in italiano e vediamo un po' com'è la situazione. Yes. Personalmente, io preferirei comunque optare per l'inglese. Grazie, Doc. Sei un amico. Sono d'accordo con te. Nel frattempo mi giro... Allora... Anche se mi dicono che mi dicono dalla regia che il doppiaggio in italiano di Sbinotel sia venuto particolarmente bene, ma poi magari riusciamo a... ce lo guardiamo a parte. Nel frattempo, almeno qui dietro, si vede qualcosina invece della solita parete bianca o verde con niente, almeno potete vedere qui un bellissimo Torchwick qua sopra, il mio bel Blu-ray con tutto red versus blu, qui, che bellissimo, bello. Un paio di DVD e robe, c'è anche un bel Master Chief, e anche qui sotto c'è un Master Chief, il mio Caboose, che parla anche, merda. Aspetta, devo aprire il microfono. Si sente? Sì, si sente. Si sentiva. Perfetto. Ok. Uno dei più bei regali che mi abbiano mai fatto nella mia vita. E a proposito di regali, oggi poi ne parliamo. Senti. Meraviglioso. A weird flex indeed, but a flex. Nonetheless. Buonasera signori dei Sith. Allora, alla fine abbiamo optato per l'inglese. Abbiamo alla fine optato per l'inglese. Mi dispiace per il doppiaggio italiano, sono sicuro che sia venuto molto bene. Ma io sono stronzo, quindi voglio le robe in lingua originale. Alla fine ho provato una piccola animazione. Manda. Attenzione, signore di Sith, piccoli animatori crescono, attenzione. Io mi ha fatto vedere qualche suo disegno. Lui parte come illustratore fumettista, quindi tra l'altro i suoi disegni hanno una marcata vena dark fantasy che mi sta piacendo un sacco. Anche quelli di Amphibia hanno una vena dark fantasy. Guardate, allora, vai sul suo profilo Instagram e guardati il disegno che ha fatto di... come si chiama? Dio santo. Marcy Posseduta. È uno dei pochi a colori. Guardatelo, perché è inquietante a merda.
Magari dopo me lo linki su Telegram. Certo. Voglio vederli anch'io, quindi cazzo. Allora. No, guarda, è veramente forte. Una cosa. Sì. Hanno confermato la seconda stagione di Captain Laserhawk. Godo! Per quest'anno. Godo! Ah, cioè, è vero! Era uscito un paio di giorni fa un video sul canale YouTube di Netflix chiamato appunto Netflix Animation 2024. Ok. Che dovrebbe essere più o meno un teaserino di alcune, se non credo tutte, ma comunque le più importanti serie animate che usciranno su Netflix nel corso 2024. Dopo ce lo guardiamo un attimo. Magari lo rimandiamo, magari vediamo che ora facciamo, perché nel caso può anche rimandare a giovedì. No, ma mi pare che tipo dura un minuto, cosa del genere. Allora. C'è proprio un teaser. Allora, un attimo ragazzi, che devo condividere la live su Telegram. Prego. Allora. Ho inviato qualcosa, ma è proprio una roba mini. Fammi vedere. Allora, guarda, Lore, te lo guardo appena... magari più tardi, ho finito la live. Vedo un secondo. Comunque, me lo guardo. Allora. Io con anni di anticipo per la World War II. Ok. Interessante. Comunque, ti ricordo, a me piaceva molto l'idea che avevi avuto inizialmente del rapporto tra Malefica e i nazisti. È incredibile che queste frasi siano uscite fuori effettivamente nella stessa conversazione. Ok. Faccio il telefono. Oddio, allora... Allora, simpatica l'idea, boia... Proprio ABC e dell'animazione, sei un grande. Allora, tra l'altro, con la musica che ci hai messo, mi ha ricordato tantissimo i primissimi corti d'animazione degli anni 10-20, anni 10 più che anni 20. Cioè, proprio quella musica, mi aspettavo che a un certo punto spuntasse la schermata con la didascalia per descrivere il dialogo. Aspetta, te lo passo. Come si fa? Intanto salva. Buonasera Francesco. Ciao Francesco. L'ho fatto appoggiato alla finestra perché non ho la tavola luminosa. Ci sta. Ma si comincia così. Voglio dire, io sto facendo una live con una bajur come illuminazione. Per capirci. Non che poi io stia messo meglio, tra l'altro. I mezzi professionali arriveranno. Allora, come si fa? Cioè, Doc, ma sei tornato all'1.0? Eh no, è che purtroppo in questo momento la solita location che utilizzo è inutilizzabile, quindi ho dovuto provare con una situazione di fortuna. Che in realtà non sarebbe nemmeno male la stanza in cui mi trovo adesso per fare le live. Il problema è che appunto c'ha le luci rotte. È l'unica che funziona. Questo potrebbe essere un problema. E l'unica che funziona, come potete vedere, non è particolarmente potente. Io voglio fare le live nella mia vecchia stanza. La ricordate la mia vecchia stanza, ragazzi? Dove facevo i video su YouTube. Io è là che voglio streamare. Ma si è rotta la luce pure lì! Si stanno rompendo tutte le luci in casa mia, tutte! Ma c'è un coso, c'è un poltergeist in casa, fammi capire. Può darsi! Ma ascoltami, allora... Senti, tanto il primo passo per l'animazione è il disegno, quindi... una cosa non esclude l'altra, anzi, sono stracollegate.
Pensa un povero stronzo che per fare animazione ha cominciato dalla scrittura. Lui sì che è nella merda. Piacere. proprio ho fatto... Comunque, già il doppiaggio italiano ha fatto arrabbiare più di qualche fan dubbers. Significa che per me va più che bene. Oddio, poveri fan dubbers. Oddio. Fan dubbers. Ma perché? Calma, Riccardo. Zen. Non ci si deve incazzare per le stronzate, soprattutto per gli stronzi. Perché la gente si arrabbia? Perché la gente si arrabbia per le stronzate? Io veramente non la capisco. Sta cosa. We live in a society, purtroppo. Da merda! Sì. Ma la... Vabbè. Stop. Magari se... Non lo so se... Sto pensando a un qualcosa che... Che farebbe arrabbiare me in quel modo. Sarebbe... Non lo so. Non credo. Sai che mi farebbe arrabbiare in quel modo lì? Non lo so. Roba seria. Successa una roba con una doppiatrice. Non posso dire altro. Ah, ok. Allora. Ma tipo che una fan... Vabbè, non importa. Non lo so. Non so se lo voglio sapere. Il problema del doppiaggio italiano di Asbi Natale è che le canzoni andavano lasciate in inglese. Quello è una cosa che mi sembra strano non sia stata fatta. Anche perché il doppiaggio delle canzoni, soprattutto oggi che qualunque stronzo sa l'inglese, sono fatte più che altro per un pubblico più giovane, di bambini, di ragazzini che magari appunto non sanno l'inglese, quindi si cerca di agevolare la fruizione con un adattamento delle canzoni in italiano, ma Asbi Hotel non è un prodotto per bambini, quindi non vedo perché adattare le canzoni. Comunque, magari io non l'ho ancora sentita le canzoni di Asbi Hotel in italiano, magari hanno fatto come con il famoso adattamento di Phil Collins che ha fatto hanno fatto un lavoro di adattamento della Madonna, o meglio ancora per la versione italiana di non mi ricordo l'originale, ma Ci sono anch'io del Pianeta del Tesoro, che c'è molta gente che continua a pensare che quella sia un originale di Max Pezzali. Anche in Disney ogni tanto le canzoni stonano con la versione originale. Perdonami? Ah, la versione italiana stona con la versione originale. Sì, succede, ma soprattutto con quelle che hanno un testo molto importante e magari non è così immediata la traduzione, può avere dei problemi. È naturale quando si va ad adattare, a tradurre e adattare un film. Per questa ragione preferisco sempre avere la canzone in inglese e il sottotitolo. Anche perché allora, c'è anche un discorso di interpretazione, eccetera. Se devo essere sincero, ragazzi, io ho sempre appoggiato tranquillamente il tradurre le canzoni nei musical. Giustamente, è un film in italiano, devono cantare in italiano, proprio banalmente. Capisco che buonasera Ale, capisco il problema, perché spesso e volentieri certe battute, rime, frasi che in inglese hanno un senso, in italiano non possono avercelo. Ma è anche questo il bello dell'adattamento, di vedere come riescono a reinventare certe cose. Ragazzi, io non mi vergogno a dire che, per esempio, sapete quanto io adori Nightmare Before Christmas, sapete che quello è il mio film preferito di sempre, e alcune canzoni di quel film per me sono migliori in italiano che in inglese. Beh sì, c'è Renato Zero. Certo. Certo, non solo per quello. Doc, hai già fatto l'unboxing? No, devo ancora fare l'unboxing. Tranquillo. Allora,
Salve, popolo migratore del web. Io sono sempre semplicemente Doc. E porca puttana, perché non mi arriva un po' di luce in faccia? Aumenta la luminosità del computer. È già al massimo. E che cazzo? Niente, vabbè. Oggi vedrete un lato oscuro di me. Letteralmente. Dark side of the Doc. Allora. Salve popolo migratore del web, io sono sempre Semplice Doc e benvenuti a un nuovo appuntamento con Doc Reaction, la rubrica in cui io e voi ci guardiamo qualcosa di bello online. Qui con kind me sempre, più o meno, qui con me sempre il mio fratello di madre diversa, il buon Riccardo Magnello del Penino di Carta. Prima di proseguire con questa, vi ricordo che potete trovare tutti i nostri social qui sotto in descrizione, YouTube, Facebook, Instagram, i nostri canali Telegram, Twitch, YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi una live bella corposa, oggi 19 gennaio 2024, ha fatto finalmente il suo debutto su Amazon Prime, Hazbin Hotel di Vizipop, a.k.a. Vivian Medrano. Dopo una gestazione di 5 anni? 4-5 anni più o meno. E sì, per quanto tempo tutti noi abbiamo aspettato questo momento. Io ricordo ancora oggi quando per puro caso, per pura curiosità, feci quel video reaction del pilot di Hazbin Hotel credendo che l'avrebbero visto i quattro gatti, invece divenne uno dei miei video più visti del canale, incredibilmente. E da lì mi si è aperto praticamente un mondo. Siamo stati anni a parlare di questo e quell'altro, a speculare, nel mentre abbiamo avuto Elova Boss che ci ha tenuto compagnia mentre si lavorava ad Hazbin Hotel. Finalmente la serie è uscita e noi stasera vedremo ovviamente il primo episodio di Hazbin Hotel. Ovviamente noi vedremo l'intera serie in live insieme. Questa sera, oltre al primo episodio di Hazbin Hotel, abbiamo un paio di robe arretrate, sempre a tema Visi, uscite nel corso degli ultimi mesi, che ci siamo tenuti bello in caldo per questa live speciale. Nel mentre sono uscite due nuove canzoni, una di Hazbin Hotel e una di Elva Boss. C'è il trailer di Hazbin Hotel da vedere, il trailer ufficiale di Hazbin Hotel da vedere, che noi vedremo doppiato in italiano, quindi già è solo fatto che Hazbin Hotel doppiato ufficialmente in italiano è una roba che non credevo che avrei mai visto, invece è successo. E anche un'altra cosa un po' strana, un po' particolare, sapete che tempo fa noi ci siamo visti insieme quei bellissimi video di Death Battle su Goku contro Superman? A gran richiesta Death Battle diventerà una serie ufficiale di reaction da fare qui sul canale, che inizieremo fra un paio di settimane. E a proposito di Death Battle, c'è un pazzo su YouTube che ha letteralmente realizzato Elova Boss contro Murder Drones. Per ragioni che ancora mi sfuggono. Ma che mi incuriosiscono, cioè non di meno. E quindi noi vedremo anche quello stasera. Ma prima di vedere le nostre belle robine, e allora, finalmente è arrivato il mio ultimo regalo di Natale, molto in ritardo. E questo è stato fatto da mio cugino Luigi, fratello di quello che mi ha regalato le chiavi di Resident Evil. E quindi sono molto curioso di vedere cosa lui avrà messo qui dentro per competere con, voglio dire, le chiavi di Resident Evil. Ragazzi, sapete, io sono fan accanito. Vediamo un po' che cosa c'è qui dentro. Allora, ma infatti Ipom è l'Ova Boss, è quello che è anche per le performance vocali. Cavolo, lì ci sono veramente dei grossi figurati Gesù con lo Hazbin Hotel. Allora, Doc, non si chiedono disegni di Gesù Cristo con lo stile del Nuovo Boss, non si fa. Cattivo Doc. No,
Io stavo per dire un'altra cosa. Ma ve le immaginate se Gesù compare veramente nella serie? Sarebbe meraviglioso. Sarebbe meraviglioso e mi inchinerei davanti a Vizi così. E all'improvviso è diventato il personaggio per il quello più hype nella serie. All'improvviso. Allora, che cazzo è sta roba? Ma che cazzo? Mi ha preso un Transformer? Apparently. Ma speriamo ci sia Daisy. Dai. Ma è Optimus Prime? No! Non è Optimus Prime. Oddio! Mannaggia che la luce non si vede bene. È Optimus? È Nemesis. Ah, ok. È Nemesis Prime. Bello. È Nemesis! Oddio! No, ragazzi, voi non avete idea di quanto io stia godendo in questo momento. Lo stronzo sta guardando la live in questo momento, sono sicuro che la sta guardando. Perché gliel'ho detto che avrei fatto l'unboxing stasera. E infatti mi ha pure mandato un messaggio su WhatsApp. Sta gongolando il bastardo. Mi schiappa c'è Nemesis, no, non quel Nemesis. Magari fosse quel Nemesis, avrei una chance di sopravvivere. Contro questo no. Sì, quando vai? Ma dove vado? Cioè, è talmente figo che nemmeno Michael Bay l'ha voluto usare. Oddio ragazzi. Qui c'è anche il manuale per vedere come si trasforma, giustamente. Vabbè, manuale con le istruzioni, vabbè. Vabbè, questa cosa, ragazzi, mi ha svoltato la giornata. Ne ho sempre voluto uno! Cazzo! Aspetta, che mi ha scritto qui? In realtà avrei voluto prenderti uno Starscream, ma erano finiti e non sono riuscito a trovarli. Ah beh, sarà per la prossima volta. Bene! Mi ha detto Starscream è introvabile. Ragazzi, tenetevi i vostri costumoni da animali antropomorfi, non me ne frega un cazzo. Oh, furri de merda. Sapete ragazzi, è in momenti come questo che tu rifletti un po' su come su come va la vita, su come cambiano le cose, su come cambiamo noi crescendo nel tempo, come la percezione che noi abbiamo delle cose. Ah, perché pensate un momento, se io avessi ricevuto un regalo come questo da bambino, semplicemente sarei stato lì a dire: oh wow, che bello, un nuovo robot, un nuovo giocattolo. Invece adesso che io ho quasi 30 anni, ricevo una roba del genere e penso: mio Dio, è Nemesis Prime, che figo! Capisci meglio il valore delle cose, capite meglio il valore delle cose, ragazzi. Molto bene, chiuso questo momento il fanboy che è in me. Allora abbiamo un bel pochino di robe da vedere stasera. Immagina come sarai 40. Ah, probabilmente ancora peggio di adesso. Yes. Allora, prima di partire con Visi, allora da dove partiamo? Perché c'è diversa roba e parlerei anche un po' di Visi, quella cucciola, perché
abbiamo un sacco di fan in chat, un po' l'abbiamo seguita, io ora perché sono una persona orribile che le persone mi fanno schifo, ma non, e quindi non seguo Vizipop proprio personalmente, anche sui social, su cosa fa, cosa disfa. Quindi non conosco neanche i gossip là intorno, perché sono andato 5 minuti sotto la sua condivisione del trailer di Hazbin Hotel su Twitter e ci ho trovato sotto lo schifo. Quindi, boh, non saprei, magari appunto se ne parla un po' anche di cosa ha voluto. Secondo me si dovrebbe parlare anche di cosa vuol dire Vizipop in questo momento per la... per l'animazione indipendente, perché Vizipop è la prima che ha fatto il grande salto. Sì. Tra l'altro, tecnicamente, con la sua prima serie. Eh sì. Allora. Beh, mica male. Allora. Prima però, vediamo un attimo. Allora, presenta. Vediamo giusto questo teaser rilasciato da Netflix qualche settimana fa. Allora, Netflix, cosa arriva su Netflix nel 2024? Vediamo un po'. Vabbè, sti cazzi. Ok, questo prima o poi lo devo vedere. Godo, so. Siamo contenti. Ah, questo è già uscito, questo sembra simpatico. Fatto da Studio Trigger. Ma c'è che fanno la terza di Kimi no Sudoku? Oh, un altro The Witcher. Ecco. Dici questo? Ah, sì, season 3. Ah, caruccio. No, a me questo stava, a me lei stava simpatica. Lui no, lui è un calcio nelle palle, però l'anime era simpatico. Uno shoujo carino. Terza stagione finale di Beastars, sono molto contento, anche perché sono curioso di ma vedere quella con Tricheco? No, quella è Odd Taxi, che è una meraviglia incredibile, che consiglio a chiunque di vedere. E, dato sono curioso di vedere come proseguirà la storia qui, visto che nella seconda stagione diciamo che la trama principale si è risolta. E ora? Vabbè, vedremo. Io sono arrivato, io ho letto il manga. Quindi sì, dovrebbe uscire un nuovo The Witcher. Un nuovo film anime su The Witcher. Il che? Schifo l'anime, le sirene dell'abisso, e già questa cosa mi intriga, perché le sirene nel mondo di The Witcher sono parecchio cagacazze. Vabbè, la serie anime Tomb Raider. Vabbè, e sono abbastanza sicuro che farà schifo. Logo Zeus. Cazzo è sta roba? Time Patrol. Ah, Arcane, a fine anno. I quattro pedofili dell'apocalisse. Aboroshi, Devil May Cry. Boia, quanta roba Netflix. Moonrise, questo è il nuovo anime disegnato dalla Arakawa, cioè la creatrice di Fullmetal Alchemist. Che ha fatto solo il character design, però. Ah, ok. Il nuovo film di Ultraman, che se è come gli ultimi, quella lì. Tiserino, ci sta. Beh, sembra un buon anno questo 2024 per Netflix. Dai, non mi dispiace. Signore dei Sith, certo che volevo che Hazbin Hotel uscisse su Netflix, se proprio doveva uscire su una piattaforma streaming. Sì, cazzo, sì. Solo che, vabbè, Amazon tra poco si compra anche la mia anima. E anche a buon mercato, se posso permettermi. Comunque, appunto, non vorrei osare, ma volevo chiedervi se potevo partecipare ad una live dedicata a Vizipop. Solo una volta, non preoccupatevi, ma è più... perché l'argomento mi è abbastanza a cuore, soprattutto perché la roba che accade su internet inerente una figura come autrice è davvero un misto tra inquietante e paranoico. Ci si potrebbe fare un documentario su quanto Vizipop abbia segnato il mondo dell'animazione sul web. Allora, considera che stavo
pensando di scrivere qualcosa su Space Nerd riguardante l'animazione indipendente da Raster Teeth in poi. E sicuramente Vizi avrebbe un posto d'onore in quell'articolo. Che dici, Doc? Si può fare nel prossimo futuro? Si iPom si fa una chiacchierata sull'animazione indipendente online e su Vizipop? Considerando che il nostro iPom qui è palese. Allora, iPom mi sembra tipo uno di quei giornalisti che vedi che riescono a trovare letteralmente il fondo del barile più nascosto del dark web e trovano informazioni che a momenti nemmeno i diretti interessati conoscono, quindi secondo me si può fare. Magari iPom si prepara una bella lista di robine, trivia e informazioni interessanti che probabilmente soltanto lui andrà a scovare chissà dove. Può essere una bella idea. Vai. Ci organizziamo per una delle prossime live. Dai. Sarebbe molto carino. Però devi essere vestito da furry, no scherzo. Devi essere vestito da furry! Allora. No, ma ci mancherebbe. Pesi mai, ma... Anzi. Se Saidonia e Sabaku possono fare una live in cui sono vestiti da Teletubbies, non vedo perché non possiamo avere iPom furry in live. Perché me ne andrei. Ormai è il mio personaggio, quello later di furry. È la tua gimmick. È okay. La mia gimmick. Allora, guarda, si fa. Facciamo un bel discorso di animazione indipendente in generale e un approfondimento su Vizipop anche con iPom come ospite speciale. Mi piace molto. Allora, io direi di partire. Cominciamo. Dalle due canzoni. Allora, andiamo con la nuova canzone di Gavin Hotel, Poison, con questa, tra l'altro, bellissima immagine di copertina che lascia non poca immaginazione. Madonna, sempre i nostri cuori, Angel Dust. Sempre allora. Nei nostri cuori. Sto già preparando, pensando nella sua testa, iPom vestito da fuori. Ah sì, assolutamente. Poveri noi. Poi dipenderà da quale furry si veste. Allora, mettiamo a metà. Ci sono dei sottotitoli? No, va bene. Ma immagino, vabbè, questo è un lyric video, quindi immagino che saranno comunque a schermo. Ok, vediamo. Se io qui metto schermo grande, ok. Allora, seconda canzone di Angel Dust, dopo la meravigliosa Addict. Vediamo un po'. Addicted, ricordiamolo, ancora top tier video di Vizi. Another lover underneath those flashing lights, another one of those ruthless nights. Yeah. I should have guessed that this would happen. I should have known when I looked in your red hot eyes, spewing all your red hot lies. What's the worst part of this hell? I can only blame myself. 'Cause I know you're poison, you're feeding me poison. Addicted to this feeling, I can't help but swallow up your poison. I made my choice, every night I'm living like there's no tomorrow. Ehi, hey! Nice. Ok, allora esigo che facciano un'operazione con Angel Dust come le
come la, la, la idol band di League of Legends. Sì. Voglio una cosa del genere. Sì, 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 ova di Angel Dust. Sempre, sempre, tutta la vita. Voglio assolutamente l'ova di Angel Dust. Madonna santa, ma ripeto, se, se non sfruttano la forza di Angel Dust come personaggio, anche sulla base delle canzoni, catroia, catroia. Allora, sì, no, come minimo, dai. Ora, è sempre Michael Kovac che ha cantato qui? Dovrebbe. Se non sono formaggio da te, soundtrack davvero... Perché da essere uscita su Amazon lo faranno, sì, certo. Ah, non è lui? No, no, questa non è, questa deve essere cantata dal, dal nuovo doppiatore di Legend. Però minchia, peccato, mi piaceva. Però minchia. Sì, allora ragazzi, su questo argomento un po' si è discusso anche per il fatto che hanno ovviamente cambiato tutti i doppiatori rispetto a, a quelli vecchi, perché giustamente, per quanto noi li adoriamo, per quanto abbiano dimostrato il loro incredibile valore, bravura, cazzo, Michael Kovac è letteralmente diventato la voce del, del, del web animato, perché sta, sta in Zero Hotel, sta in Murder Drones, sta in, in altre, sta pure in Amazing Digital Circus, è ovunque Michael Kovac a doppiare, e quindi sì, praticamente è l'Aaron Eckhart dei, de, dell'animazione. Esatto. Sta, sta solo nei progetti indipendenti, però per quanto siano stati bravissimi, pur sempre doppiatori indie alle prime armi, sono per fare una, la serie ufficiale su Amazon, volevano doppiatori tra virgolette veri, perché mi pare avrei potuto usare questo termine, però diciamo professionisti, professionisti, anche perché comunque la serie di Azmi Hotel è stata descritta letteralmente come un musical di Broadway, quindi volevano voci di un certo spessore, soprattutto anche per la parte cantata. Però se questo, se questa è la nuova voce di Angel Dust, me coglioni, complimenti. Allora, professionisti, come è successo con Elova Boss. Ma infatti, Elova Boss ha un bel boost soprattutto per quello, anche io... rispetto al, al primo episodio di Azmi Hotel. Il fatto che sia, io godo ancora per il fatto che Vinci sia riuscito a convincere Richard Kravitz a doppiare Moxie, io godo per questa cosa, è riuscito a prendere Zim, e quindi vabbè. Allora, che perfetto, cioè, non... tra l'altro, sì, meraviglioso. Moxie è un personaggio scritto col culo, ma la... porca puttana, non contiamo Kesha. Kesha funziona come doppiatrice, oddio, a parte, no, l'ha fatta cantare, l'ha fatta cantare una canzone di merda, ma l'ha fatta cantare. No, mi pare che vabbè, lasciamo perdere. Allora, ha cantato due canzoni in quell'episodio. La sua, quella di... Non è sua la canzone? Ma neanche l'outro? Neanche la ending della puntata? Almeno sono doppiatori veri, non come persone non facendo Deus, che tutto un tratto si mette l'altro. Vabbè, allora, il fatto è che... Allora, qui alzo le mani, con i film Disney è abbastanza normale che vengano prese persone del mondo dello spettacolo per
che non sono doppiatori professionisti per doppiare personaggi in film Disney, banalmente per aumentare nell'appeal, perché comunque sono prodotti per famiglie e non tutti sono appassionati di animazione. Il fatto è che in Italia ce lo possiamo permettere perché abbiamo dei direttori del doppiaggio della Madonna, quindi possiamo permettercelo. Allora ragazzi, io sarò sempre sempre a favore di dei talent nel doppiaggio in Italia, perché è come il lancio di una moneta. Se va male ti trovi Amedeus, Favij o qualche altra gente. Se ti va bene, però ti trovi e ti trovi Renato Zero, ti trovi oddio, non mi vengono in mente i nomi, il doppiatore di Woody e quello del genio. Lì era Gigi Proietti. Gigi Proietti. Perché, cazzo, ma Gigi Proietti era un attore della Madonna. Ho capito, lo metti a doppiaggio invece che alla cosa, invece che davanti alla camera, è comunque un attore della Madonna. Ho capito, però. Oppure ti trovi Vittorio Gassman come Mufasa, ma anche lì, ragazzi, non è che perché il doppiaggio è una specializzazione bisogna buttare via il fatto che questi siano tra i migliori attori delle rispettive generazioni. Oh, Vittorio Gassman, mica Ettore il Trippaio! E poi vabbè, Christian De Sica che doppia il Capitan Pirata in Pirati dell'Arma. Quello è meraviglioso. E niente, io... Prendiamo come Olaf se l'è cavata. Io adoro Christian De Sica come doppiatore. Allora, vediamo un po' questa... Beh, canzone è comunque molto simile, più o meno... come... Rispetto per Ettore il Trippaio. Plot twist, esiste davvero questo uomo e ci sta anche guardando. Allora. Fantastico. Allora, velocità di riproduzione 0,25. Vediamo un po' questa canzone. Che voglio vedere il testo della canzone. Ah sì, va bene. Va bene, immagino che a un certo punto si metta a piangere, quindi immagino c'entri Valentino comunque. Sì. Non so se le conosci, ma Gigi Proietti ha doppiato anche un personaggio in un altro film. Ora te lo faccio vedere. Oddio, Gigi Proietti... Cosa ha doppiato? Ha doppiato diverse cose, in realtà. Gigi Proietti è stato un doppiatore di lunga data. Sapeva fare tutto Gigi Proietti, quindi... Sì. Era un dio a teatro, era un dio al cinema. Cinema meno... ma doppiaggio era appunto doppiato il genio di Aladdin, si diceva prima. Allora, questa meno è una canzone molto simile ad Actit, comunque nel mood, in quello che racconta, insomma, è sempre il povero stato d'animo del nostro Angel Dust, personaggio molto contraddittorio con se stesso. Bestia. No. Se guardano i tuoi occhi rossi, qui si sta direttamente riferendo a Valentino. Le tue bugie rosse, sì. Ok, questa. Riccardo, mi sa che non ti sento più. Sì, è andato via l'audio. Ragazzi, ma questa sagoma che vedo qui sotto è lui? È Angel? Non credo, perché... Parla? Mi senti? Sento. Perfetto. È Angel Dust questa figura qui sotto, questa silhouette? Mi sembra Alastor. Perché c'è una coda. No, non sembra... No, non è Alastor. Credo sia una donna. What's the worst colpo part? Di scena è Luna.
Oddio, qual è la parte peggiore di questo inferno? Mettiti in fila. Posso solo incolpare me stesso. Di nuovo. Sì. Di nuovo. E qui. Tu sei veleno. Sì, è sempre riferita a quel galantuomo di Valentino. Insomma, diciamo che qui il nostro Angel sta comunque facendo un po' un esame di coscienza, come per dire gran parte della mia vita di merda è specialmente colpa mia, perché ho fatto anche io, ho scelto io di ritrovarmi in questa situazione. Io ho ancora una teoria su Angel Dust, che prima aveva un occhio solo. Angel Dust, io qui lo dico, Angel Dust aveva un occhio solo. È quello strano figuro che si vedeva nel video di Addict, giusto? Quando canta Sherry Bob. Sì, sì. Quello potrebbe essere Angel Dust prima di diventare come lo conosciamo oggi. Sì, sono abbastanza sicuro sulla mia teoria. E deve aver stretto un qualche accordo con Valentino, per cui poi è diventato il suo sex toy di fiducia. Sì, molto probabile. Non credo vedremo tutto quanto in questa stagione, riguardo Angel Dust. Comunque, chapeau per il nuovo doppiatore, soprattutto la parte finale della canzone, ragazzi. Ed è proprio disperato. Oh, veramente figa. Peccato non sia un video vero come Addict, però ok. Addicted, infatti, continua a preferire Addicted anche per questo, ma Addicted è proprio top tier VZ-pop. E dopo il nostro Angel Dust, adesso c'è il nostro altro cantante preferito. Vediamo la nuova canzone di Stolas, attenzione. Sì, che appunto non l'abbiamo ancora vista, io me ne sono tenuto alla larga e vediamo. Sono Just molto... Look My Way, ok, sì. Vabbè, non è neanche scelato. Sì, penso che già dal titolo si capisca perfettamente a chi si riferisce. Ok, vediamo un po'. Sottotitoli in inglese, thanks, e andiamo. It is expected of my blood to hold the tone. And the starlight passes overhead, fuels all the skills. Oddio, dico Stolas. Oddio, ragazzi, mi sembra una canzone degli Aviators. È meraviglioso. Yet I find myself drawn from that path on those dazzling moonlights. Ragazzi, no, questa è la canzone degli Aviators, ragazzi. Il mood, la melodia, il tutto. È un episodio crossover, non lo so. Just say, please look my
Bello. Ma no. No, vabbè, cioè... quanto sono belle visivamente i video di Stolas. Why can't you understand? Let me explain. And I'm terrified as I try to make these feelings true. What's left for me and my broken heart if I cannot have you? Unless it's me. And no matter what in this world I could give, it's not enough to get through the walls you've conjured up to live. Is this what you feel? Scorn my around that cannot comprehend what you are. So I'll grant you this mercy, this quiet. Adesso arriva l'Elden Beast. Guarda, il... le canzoni di Stolas sono belle, belle audiche come mood, come testo. Mi piacciono molto. Sì. No, questa è bella. Questa è effettivamente bella. Okay, questa per me è la miglior canzone di Stolas. Sì. Di Stolas, sì. Cazzo, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Ripeto, ragazzi, vi consiglio di sentirvi qualche canzone di Aviators su YouTube e poi venitevi a dire se questa non sembra una roba loro. Ogni missione comporta una sfida e ogni eroe. Sì, lo so, lo voglio non... anche io, Lord VPN. Vabbè, allora. Non male indeed. Ma poi l'estetica del video di Stolas è la cosa migliore. Cioè... Stolas è sempre legato al cielo notturno. È le stelle. Era il suo compito. Lui doveva occuparsi degli astri. Okay. È stato detto che lui doveva occuparsi per quanto riguarda lo spazio nel mondo dei vivi, quindi le stelle, gli astri, tutta quella roba lì. È vero, ma dici poco. Dice, che fai di mestiere? Metto in ordine gli astri celesti. Cioè, praticamente lui è un astronomo. O un astrologo. Insomma, è quello ciò che fa. La figura di riferimento riguarda una divinità delle stelle, della conoscenza occulta, tipo. Carino. Anche perché conoscenza occulta ha maggior ragione, perché è il Grimorio. Cioè... No, Rick, porca puttana, non pensare a un altro personaggio di D&D. Bene. Cioè, messo da parte. Cioè, che bello che cammina su questo mare di stelle mentre vede la luna. È proprio figo. Cioè, e questo è un bel significato anche metaforico del letteralmente volere la luna. Sì. E poi qua, Due uomini completamente disfunzionali, uno per un motivo, per motivi, e l'altro per altri. Insomma, sì, ma come fai a non fare il tifo per loro, veramente? Uno che vorrebbe così tanto amare qualcuno e l'altro che ha troppa paura per lasciarsi andare, lasciarsi amare perché si odia troppo. Cioè,
Se solo fossero scritti bene. Satana prima li fa e poi li accoppia, si dice. Ma in questo caso mi pare che abbiano fatto abbastanza bene da soli. La parte dell'accoppiamento più che altro. Vabbè, quello. Ok, ragazzi. Bello, bello. Bello, bello. Mi è piaciuto il corto insieme alla canzone. Bello, veramente bello, 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 ragazzi. Continuo a pensare che Addicted sia su un altro livello, anche perché Addicted è un... Cioè, è tutto. È una canzone, un video musicale, è una puntata di Asbin Hotel non ufficiale. Pieno di lore, quindi... È un'altra cosa. Questo è tutta roba che abbiamo già visto confezionata bene. 8,2 milioni di visualizzazioni. Mezzo Vabbè. Milione di mi piace. Sì. Vabbè, stiamo parlando di Vizipop, eh? Mica di... del mitico Ettore il Trippaio. Il mitico Ettore che ci guarda sempre. Allora. Elova Boss contro Murder Drones. Cosa cazzo perché esiste questa cosa e soprattutto perché non vedo l'ora di vederla? 3,4 milioni di visualizzazioni. Allora tutto... stiamo parlando probabilmente delle due più grosse realtà dell'animazione online. Vizzy e Glitch. Allora, sono contento che qualcuno abbia fatto questo video, è sicuramente molto simpatico che sia stato fatto, e anche per quanto mi riguarda sono molto contento che esista, semplicemente perché per me questa è una medaglia al valore proprio altissimo che si sta prendendo l'animazione indipendente online. Allora, al massimo mi aspettavo Penny and Stalking with Gunterbelt versus Hell of a Boss, ma questo... Oddio! Allora, questo è tecnicamente potrebbe essere canonico, però. Io mi aspetto nella nuova stagione di Panty & Stocking una citazione a Hell of a Boss. Io me l'aspetto. Devono. No, oddio, però sono giapponesi. Però sono giapponesi, non lo so se... Che purtroppo c'è una tremenda barriera linguistica che li costringe a vivere un po' per conto loro. Beh, non credo. Panty & Stocking, la prima serie, era comunque una roba incredibilmente meta che citava letteralmente di tutto. Non vuoi che vadano a citare una delle più, diciamo, cose più importanti del web degli ultimi anni. Cioè, secondo me, una citazione ce la buttano dentro in qualche modo. Lo so, allora. Icon, l'ho visto Panty & Stocking, ma è meraviglioso, è meravigliosa quella serie. Sì, no, è la stessa... Esattamente la stessa cosa. Infatti ti ho detto, potrebbe essere canon proprio per quello. Cioè, semplicemente, se in una delle due... se fai un episodio crossover tra le due cose, fai scontrare Paradiso e Inferno, si menano, nel mezzo ci sono la In Pink e Panty & Stocking. È canon nei nostri cuori, sempre. Dobbiamo fare l'emoticon canon. Vediamo un po'. Che roba è? Moro Productions. Sei già nei nostri cuori, amico. Ok, va, sciallo. Aldo? No, non quel Moro. Ok. Porca puttana. Troppo alto il volume? No, abbasso io. Interesting joint. That's right. I am Blitz, the always silent. What can I do for you today? Who are we killing? Nobody. In need of you all.
expertise to get to the snowy exoplanet Copper 9. There's an underground bunker that I need you to take care of. You know, blow it to smithereens. Oh, wow, you guys live in space now? Let me guess, got stabbed by a unicorn, maybe? Unicorns are real, right? What? No. I dedicated the past few years of my life to my responsibilities on Copper 9. However, one day while en route to take a well-deserved day off, something unexpected happened. Yeah, I've no idea what the fuck happened. Point is, that bunker holds okay. Secrets I'm not inclined to reveal anyone on that planet. So you better ensure there's no trace left behind. As for my sudden death, I don't really care. Jobs here are way easier and pay more. Yeah, right. I'll handle the paperwork once I, you know, figure out this Copper 9 tomfuckery. Just give me a few days, okay? Also, since this isn't what we usually do, and you can't get this kind of service anywhere in hell, the additional fees are going to be very expensive. Bloody hell. Quella sapeva tanto di gag da prima stagione di Allora Boss. All right, M&M, we've got a job to do. Gather sì. Every explosive we have, we're gonna blow up a bunker! I'm gonna put these babies to good use. What's in the bunker, sir? Do we even know what we're destroying? Ah, who cares, Moxie? It's full of old junk that the client doesn't want anyone seeing and he wants it gone. So, Void! Bring the boom without knowing what's inside? Count me in! That's the spirit, Millie! Besides, who doesn't enjoy a bit of fireworks every once in a while? Well, if it's what the client wants, let's get ready. Let's just hope it's not something we'll regret. Yep, already regretting this. Sir, why did the client... Io sono comunque già sorpreso di quello che sto vedendo finora. Sì, in effetti, allora, consideriamo che questa sembra una buona puntata di Allora Boss. I know, right? How are we supposed to find anything in this... Jumpscare lol. E non sapevo fosse uscito un nuovo episodio di Allora Boss. Oddio, Murder Dross in 2D. Uzi, è stranissimo. We've been walking for hours. Aspetta che c'era scritto? Something very important. Totally not awkward expressions. Ma quanto adoro queste stronzate sottili di glitch, mamma mia. Uzi, we've been walking for hours. Don't you think we should head back? Sunrise is only a few minutes away. But we're so close. I can feel it. Or perhaps your little treasure hunt game doesn't lead to anything and we're just wasting our time. You gotta stumble upon something eventually. Can you try and trust me for once? Call me paranoid, but I feel like you're just here to mock me whenever the mood strikes. Now you're catching on. I knew it was you, for brains. Now you're catching on. I knew it was. Non mi dispiace in 2D. No. Autocensor. Perfetto. No, non è tremendo. Anzi, funziona. Profanity. She started it. Well, I am finishing it. Come on, let's. Buono. Ora spawn la lava di serpente a cazzo. Anonymous S665, what? Con chi sta parlando? È col cliente, immagino. Ok. Change your damn phone. A charge your damn phone del 2%. Vai, andiamo avanti. Gotta admit, that was quite a change of pace. But we do need to get back before we get spotted. I doubt anyone will be living here. But yeah, sure, it's cold as fuck. Millie, you've got the book, right? Stolas si incazzerebbe come una iena. Merda! Oh, you just made a big fucking mistake. Oh well, I didn't quite hit the mark. I was aiming for the head. You know, maybe we should hold off on shooting people as our immediate response. Let's try a different approach. They blew up. Ecco, ma
Let's not rush to conclusions, okay? I am pretty sure. You two, stop it. As for you, twisted pyromaniacs, you better start explaining the cause of this fiery mess, or things are gonna get ugly. Oh, it already did! Vabbè, non mi aspettavo che che le scene d'azione fossero effettivamente buone. Però, dai! L'idea c'è! Non vedo un crossover da combattimento così ben sensato dei tempi di Freddy vs. Jason! Sorry, buddy. I'll just... Oh, thanks. Anytime. Wait, shit. Come on, I thought we were pals. No, okay. Questa era la coppia di bro che non sapevo di volere. What the fuck? C'è scritto? Five Nights at Freddy's Jumpscare.mp3. Ma... Bello. Va bene. Apprezzo. Stop un secondo. Eh? No, ti chiedevo stop un secondo. Allora, voglio appuntare che questa battaglia, solo questa sequenza, è molto meglio riuscita e ha delle proporzioni molto migliori di tutto l'episodio di ieri di Atlas and the Stars. Prego. Ti ha ascoltato veramente molto quello che abbiamo visto ieri, vero? Non hai idea di quanto. ho degli incubi fuori proporzione da quel momento. Cioè, guarda questa. Non è fatta bene, ma cavolo, rende l'idea. Quel movimento di camera è difficilissimo da realizzare. You're out of powder now. Oopsie doodles. Uh-oh. Stop. Set. What? Hissing. Bellissimo. Atlas disintegrato. Cioè, ma era inguardabile Atlas and the Stars, dai. Quanto mi piacciono ste stronzate. No, sta cosa di mordere il drone è bellissima. Boia. Oi. Oh shit. Quit hiding. Suck it, Paramore. Suck it, Paramore. Aia. Oh boy. Comunque il movimento di camera non è male. No, allora, i movimenti di camera sono bellissimi. Purtroppo le animazioni sono un po' al risparmio, giustamente, per quello che è. Quindi non riescono a stare dietro. Ma cazzo, i movimenti di camera sono veramente belli. Ogni minuto che passa mi ricorda sempre più la seconda stagione per Concevilla. Si sono pippati i neuroni. No, non è possibile che nell'episodio crossover non canon sia meglio riuscito a livello di dialoghi e gag rispetto a due terzi della seconda stagione. Ma guarda, l'unica cosa... Non me la spiego. Effettivamente la cosa incredibile che più mi sta sorprendendo di questa roba è come i personaggi siano effettivamente i character.
tutti perfettamente in character, è tremendo sta cosa. Cioè Blitz Moxie e N hanno esattamente le interazioni che mi sarei aspettato che avessero se si incontrassero per davvero. Cioè... Comunque, sto tizio, sta tizia, quest tiz ha veramente capito con cosa stava lavorando. Sì. Questo è incredibile. Oh, freak. Aia. And now son cazzi. Tutto interrogativo. Non poteva concludersi in maniera migliore. Che figo sto lasso. Sì, questo è uno Stolas da prima stagione. Cazzo, mi tocca iPhone. Cioè, guardando questo mi sono accorto quanto effettivamente la prima stagione di Azmino Telfos sia Azmino Tel di Elova Boss sia molto superiore alla seconda. No, non è solo una questione di sbilanciamento di prospettive, era proprio oggettivamente migliore. E qui, giustamente, come era ovvio, in questo video non ci sono i veri doppiatori di personaggi, sono altri, ma minchia. Eppure, complimenti per l'imitazione. Allora complimenti per l'imitazione. Cioè, Moxie e Millie, meno male si capiva proprio. Per esempio, cazzo, Blitz pareva veramente Brendan sì, Rogers. Sì. Pareva lui. Ma pure Ann, Uzi, cioè, bravissimi. Minchia, c'è. So you better ensure there's no trace left behind. As for my sudden death, I'll handle the paperwork once I, you know, figure out this. Mica, ma sembra veramente prendere Rogers questo. Okay? Sì. Also, since this isn't what we usually do and you can't get this kind of service anywhere in hell, the additional fees are. Mamma, incredibile. No, è fantastico. Doppiatore dei doppiatori. Esatto. Doppiatore dei doppiatori. Incredibile, meraviglioso. Sono felice di aver visto questa cosa. Sono contento che esista. Grazie internet per regalarci ogni giorno perle come questa. Canale? Come si chiama? Moro Productions. Io ora mi iscrivo. Moro Production. Iscritto. Fammi dopo vedere che altra roba tiene. Caped versus Death. Cosa? Fa proprio fai Death Battle anche lui in pratica. Cazzo? Di Cross, episodio 1. What? Caped e Shovel Knight, a quanto pare. Ragazzi, teniamo d'occhio questo. Caped contro Shosho Charles? Per dirvi, nel primissimo episodio, quello della famiglia, in soli 5 minuti ci sono gag ok volgari ma ragionati. Ma sì, ho capito, ma allora, sta cosa che le gag volgari sono per forza da buttare, tra virgolette, non è così, ma non è necessariamente così, perché anche la volgarità può essere utilizzata come sì. strumento comico. Basta saperla usare. Sì. Ma e Vizi, per quanto mi riguarda, la usa molto bene. No, ragazzi, Sans contro Bendy? Un sogno. Io ho bisogno di vedere sta cosa. La scena della vasca delle anguille che dà fuoco a tutto. ma infatti la prima puntata di Elova Boss è un gioiellino. Cavolo. Sì. Questo è forte. Questo è forte, questo mi piace.
teniamolo d'occhio questo qui. Teniamolo d'occhio, mica sta aperto il canale solo 2 anni fa. Cioè, attenzione. Attenzione ragazzi, questo qui dobbiamo tenerlo d'occhio. Ok, allora Asbin Hotel trailer, direi di vedercelo sia in lingua originale che poi in italiano, che dici? Sì, mi sta bene. Allora voglio trovare il trailer in inglese. Ma a sto punto scusami, tanto vale guardarcelo direttamente in italiano, tanto poi la puntata la vediamo in inglese. Ok, quindi senza passare per l'inglese in per il coso, per il trailer. Signor Twitch, stiamo guardando di Amazon, quindi non si preoccupi, tutto regolare. Tra l'altro, ora in effetti, ora che ci penso, dal momento che adesso Asbin Hotel è diventata una serie ufficiale di Amazon Prime, mi sa che sarò costretto a dover censurare poi gli episodi quando noi li vedremo, anche se comunque il primo episodio l'hanno comunque rilasciato anche su YouTube, quindi vabbè, vedremo. O te guarda come... Ti piace il sangue, la violenza e la depravazione di natura sessuale? Oh, papparino, io... Ti aspetti davvero che memorizzi tutte queste battute? Ma è ovvio, questo sei all'inferno! Ma che ne diresti se io ti dicessi che c'è un posto dove alloggiare che non ha nulla di perverso? Benvenuto all'Asbin Hotel! Il tuo ultimo disperato tentativo di redenzione inizia da qui! Aspetta un momento. Il tuo ultimo... Chiama adesso oppure no, non ci importa, ancora non abbiamo un telefono funzionante. Perfetto. Questa è la scritta Ask. Che ne dite? Dite un po'. Con permesso, che cazzo di roba è? Ah, sì, appuntino. Questo è il luogo della seconda occasione. Convinceremo il paradiso che un'anima dell'inferno può essere redenta. Salve, signore! Vattene a fanculo! Non avete mai avuto un sogno? Nice! Oddio. Assaporarlo. L'hai visto, cazzo? Che figura di cazzo, cazzo! Sento che di questo passo il mio cuore. Mi auguro che quello che cerco di fare qui funzioni. Ci sei fatta, cazzo! Tieni, bombetta! È la prima volta che... Porca troia, perché? Io sono pronto. Okay. Abbiamo 24 ore prima che lo sterminio abbia inizio. Mettiamoci alla sua domanda, ma se l'ora è giunta, ma... devo essere pronta e lo sarò. Periranno con tante pene, cazzo! Loro periranno! È la prima volta che noi siamo di tempo che pronti. Dio. È la prima volta che noi siamo di tempo che... Oddio, oddio Lucifero. Oh, oddio, che figo. Con le 6 ali. Ah. Ok. Cazzo ragazzi, io non vedo l'ora di vederlo. Sì, andiamo. Cazzo era quello? Capire a tutti perché sono qui. Se io lo sono ancora non lo so. Sono un losco figuro manchevole di abbracci della mamma. Ora, dove posso trovare un ragazzino innocente a cui vendere del crack? Chi l'ha scritto? Grande teatro, Continua. Va bene. Charlie, tu sei un piccolo angelo infernale che deve essere protetto ad ogni costo. Allora, papparino, io per un attimo mi era sembrata la voce di Sidonia. Vi giuro. Allora, ragazzi, io non so se voi, chi di voi segue Sidonia, lui sta facendo una serie su Pokémon Mystery Dungeon. Allora, quando legge i dialoghi dei personaggi, diciamo, più o meno li doppiano, e vi giuro, c'è uno dei personaggi del gioco, e quando lui
l'ho doppia, mi ha ricordato questo. Vi giuro, per un attimo mi è sembrato Saidonia. Ok, andiamo avanti. Allora, dobbiamo vedere un po'. Vediamo. Faccio come funziona in Italia. Sì, proprio così funziona. Che ne dite? Perché devo collegare sempre Saidonia e Angel Dust? Con permesso, mio Dio. Che cazzo di roba è? Ah, sì. Allora, le loro voci mi sembrano molto buone. Sì, appuntino. Hanno preso per Alastor, tra l'altro, lo stesso doppiatore che c'è in italiano per il Joker in Merry Little Batman. Ma guarda un po'. Poi nel trailer non i fratelli Baldini, sì. Non ho sentito bene, ragazzi. Ma ce l'ha l'effetto radiofonico alla voce? Non credo. Che ne dite? Dite un po'. Perché a me sembra di no. Un pochino sì. Un pochino ce l'ha. Un po' di disturbo si sente. Un po' di disturbo si è sentito, dai. Dai. Questi sono angeli. Minchia, cioè, ma dov'è che la faccia del design? Ma dov'è che sarebbero? Hanno le corna. Dov'è che sono angeli? Dove sono gli animaletti strafatti? Dove sono i peluche adorabili, i cherubini? In inglese sì, bene. Ah, ok, chi ha visto la puntata ci conferma che in italiano ha la voce modificata con il filtro radiofonico. E cazzo, è importante. E boia! È metà del personaggio. Poi... dov'è che compariva un attimo? Il mio cuore. Mi auguro che quello che cerco di fare qui funzioni. Ci sei fatta, era in fondo. È la prima volta che... Porca troia, perché? Dai, sì, di puntate ne sono uscite 4, l'ho visto. Abbiamo 24 ore prima che lo sterminio abbia inizio. Mettiamoci alla lavoro. Perché c'è una trama adesso in Azbintello? C'è una trama incredibile. Ma tra l'altro l'episodio pilota di Azbintello iniziava... che lo sterminio c'era già stato. Ce n'è già un altro? Beh, siamo all'inferno, quindi immagino ce ne sia uno alla settimana. Cioè, tipo ogni lunedì. Comunque io avrei preferito che gli angeli fossero come quelli mostrati nel nuovo boss, non volgari ma estremamente ipocriti. Ma infatti è molto strano. Ma infatti è molto molto strano. Avrei parecchio preferito... O questi sono tipo una branca specifica, tipo lo so, loro sono... gli angeli direttamente incaricati di gestire l'inferno e quindi sembrano dei mostri anche loro, perché effettivamente mi pare un po' fuorviante che perfino gli angeli sembrano dei cazzo di mostri di Lovecraft. Quindi, vabbè, c'è mica, cioè, ragazzi, ma dove cazzo lo vedete l'angelo qui? Sì, insomma, anche io avrei preferito i peluscetti pucciosi strafatti di qualsiasi cosa che vediamo in Nova Boss. Tra l'altro sarebbe stato un colpo d'occhio figo vedere dei cosi che sembrano dei peluche che poi vanno in giro e ammazzano la gente a sangue freddo. C'è una spiegazione. Sì, ho capito che nella Bibbia gli esseri divini fanno paura, ma fanno paura non in questo modo. Questi sono degli imp ridisegnati. Cioè, sono degli imp a cui hanno messo... cioè, vai su Fortnite, selezioni imp e vedi la skin. Ok. La voce di Vox non mi piace. Questo finto accento mezzo russo che gli hanno dato non mi convince per niente. Vediamo. Re Julian. Okay. Era anche di angeli diversi. Ok, lo vediamo poi in puntata. Per adesso, per quello che ho sentito, lui è l'unica voce che non mi ha convinto. È la prima volta che noi siamo uniti. Chi cazzo è quella a destra? Aspetta. Non è la tipa che appare nel pilota, una di quelle... Madame? Una dei demoni grossi, una dei demoni in ascesa. La vediamo nei primi secondi proprio. Cioè potrebbe... oddio, potrebbe essere quella che siede sul terrazzo, tipo? Lei, dicevo. È un overlord anche lei, ok. Un overlord, sì.
Gli angeli quelli con mille occhi ci sono e si vedono all'inizio della puntata. Oh, bene. E l'angelo sta suonando una chitarra. Seems legit. A forma di campanella, però. Ancora più legit. Che cazzo è questo? È Lilith? Non credo, sarà un angelo. No, quella mi pare una mezza coro. Oddio, inquietante. C'è le fiamme negli occhi, inquietantissimo. Doc, porca puttana, il... animazione 101, anzi regia 101, quella è quello è il classico sguardo di una che sta guardando il disastro, è Cole che dirige l'orchestra, gli occhi che sono specchio di quello che sta guardando. Ma te ne devo insegnare io ste cose? Ma lo so, ma è comunque inquietante. Certo che è inquietante, deve essere inquietante, sta distruggendo qualcosa. Lei? Aspetta. Comunque vorrei che mi... iPhone, per favore rimetti in boost Kink. Charlie. Must protect. Sempre. Ogni posto. Ai ai. E che gli vuoi dire? C'è lì che ti insegue best sogno, ma basta. Perché sono qui? Sì, chef. Attenzione, qui c'è troppa roba. Aspetta. No, che stiamo per vedere la puntata. Perché ci stiamo focalizzando sul trailer? Perché è importante! Bisogna speculare! Charlie Maschive 50k. Beh. Che tristezza quella scena, quella storia. Yuri è meglio, esatto. Sempre. Ragazzi, ci siamo. Alleluia. Hazbin Hotel, episodio 1. Ancora non riesco a crederci. Ci siamo. Come secondo me si è puntata, cioè 4 ore... 4 ore, poi allora in totale dovrebbero essere 26, quindi faranno 4 puntate a settimana magari. E dura 20 minuti, 23 Dai minuti, non 10 come avevamo ipotizzato. O magari è così perché sono il primo episodio e poi gli altri durano effettivamente 10 minuti. A volte succede anche questo. Allora, sottotitoli non ci sono, merda. No, 24-25 minuti tutti. Bene. Ragazzi, non so credere, finalmente ci siamo. Finalmente ci siamo. Uff. Play. Ok. Vedrete una roba che per cui non siete pronti. Ce l'aspettiamo. Once upon a time there was a glowing city protected by golden gates known as heaven. It was ruled by beings of pure light, angels that worshipped good and shielded all from evil. Lucifer was one of these angels. He was a dreamer with fantastical ideas. Attenzione, lore. Creation. But he was seen as a troublemaker by the elders of heaven, for they felt his way of thinking was dangerous to the order of their world. So he watched as the angels began to expand the universe in their ways. From the dust of earth, they created Adam and Lilith, equals as the first of mankind. But despite this, Adam demanded control, and Lilith refused to submit to his will. She fled the garden. Drawn in by her fierce independence, Lucifer found her, and the two rebellious dreamers fell deeply in love. Together, they wished to share the magic of free will with humanity, offering the fruit of knowledge to Adam's new bride, Eve, who gladly accepted.
But this gift came with a curse. For with this single act of disobedience, evil finally found its way into Earth. With it, a new realm of darkness and sin, and the order Heaven had worked to maintain was shattered. As punishment for their reckless act, Heaven cast Lucifer and his love into the dark pit he had created, never allowing him to see the good that came from humanity. Only the cruel and the wicked. Ashamed, Lucifer lost his will to dream. But Lilith thrived, empowering demonkind with her voice and her songs. And as the numbers of hell grew, so did its power. Threatened by this, Heaven made a truly heartless decision. That every year they would send down an army, an extermination, to ensure hell and its sinners could never rise against them. But Lilith's hope remained, and her dream was passed down to their precious daughter, the Princess of Hell. Stoppa! Subito! Questa è una fighissima reinterpretazione del mito. Qualcuno qui ha letto William Blake. Qualcuno allora ragazzi, quando io andavo al liceo, l'unica materia che io studiavo con enorme piacere e interesse era letteratura, e soprattutto io ero fanatico di letteratura inglese. William Blake è stato uno dei miei fulmini a ciel sereno, perché è stato un autore che, fra le varie opere che lui ha realizzato, è stato il primo scrittore nella storia umana a scrivere un'opera dedicata al diavolo, dove però lui lo reinterpretava non come il malvagio per eccellenza, eccetera, ma come un antieroe. Lei interpretava il diavolo come una figura, diciamo, positiva, come colui che semplicemente ammirava Dio, voleva essere come lui, e Dio lo ha punito solo per questo, solo per aver osato desiderare di voler essere come lui, incarnando quindi nel personaggio di Lucifero proprio simbolo del libero arbitrio, del desiderio di sperimentare cose nuove, conoscenza, andare contro i tabù, eccetera. Quindi che qui mi sia stato rappresentato da Visi Lucifero sotto quella veste, cioè Lucifero è il creativo, colui che vuole sperimentare le cose, colui che vuole che anche gli umani abbiano la possibilità di cercare cose nuove. Cioè, oddio! Siamo a 2 minuti di episodio, è già partito benissimo. Ragazzi, sono già preso, sono presissimo. E siamo solo a 2 minuti. Riccardo? Ci sono. Ok, non ti avevo visto immobile e zitto per un po'. No, è perché sono molto bravo a rimanere immobile, ma questo è... A me ricorda il Paradiso Perduto di Milton. Non proprio, il Paradiso Perduto comunque... Lucifero rimane punibile, per quanto sia molto romantico il suo personaggio. Ma qui è proprio un'altra roba. Anch'io inizialmente ho pensato a Milton, ma no, è proprio un'altra roba rispetto a Milton. Milton è soltanto la punta di questa possibilità. Secondo me Visi ha fatto riferimento a My Little Pony. Difatti, sì. Entrambi iniziano con una protagonista che racconta la lore del mondo. Vuoi che ti faccia un elenco di quanti opere iniziano così? Di quante opere iniziano così? Vuoi davvero che ti faccia un elenco? Che annulla il Dova Boss perché i principi dei gironi, se
dovrebbero essere angeli. Signor Sith, per la Madonna la grammatica. Angeli caduti, ma se non c'è stata alcuna guerra angelica. Vabbè, l'uva boss a questo punto lo considero quasi un altro universo. Preparatevi, io vi avverto. E ci prepariamo, vai. Perché hai messo indietro? Perché lo voglio rivedere. E ho messo bene. ho messo anche i sottotitoli in italiano, almeno. Sì, ho visto. Vai. Più o meno. No, ragazzi, io... Once upon a time, there was a glowing city protected by golden gates, known as Heaven. It was ruled by beings of pure light, angels that worshipped good and shielded all from evil. Lucifer was one of these angels. He was a dreamer with fantastical ideas for all of creation. Cioè, questa cosa è meravigliosa. He was a troublemaker by the elders of Heaven, for they felt his way of thinking was dangerous to the order of their world. So he watched as the angels began to expand. E all'improvviso Lucifer è già il mio personaggio preferito. They created Adam and Lilith, equals as the first of mankind. But despite this, Adam demanded control and Lilith refused to submit to his will. She fled the garden. E questo è uno a uno il mito ebraico. Lucifer found her and the two rebellious dreamers fell deeply in love together. They wished to share the magic of free will with humanity, offering the fruit of knowledge to Adam's new bride, Eve, who gladly accepted. Tra l'altro questo mi ricorda anche in queste oscure materie, ragazzi, dove c'è un personaggio che, diciamo, rappresenta il diavolo tentatore che porge la mela ad Adamo ed Eva, solo che in queste oscure materie lei viene vista come una cosa positiva. È il serpente che offre a due giovani il desiderio di conoscenza, perché la conoscenza non dovrebbe mai essere un tabù. Ogni persona dovrebbe essere libera di poter effettivamente sperimentare cose nuove nella propria vita. Cioè, è questo il senso della vita: crescere, espandersi e conoscere cose nuove. Brava Vizi. For with this single act of disobedience, evil finally found its way into Earth. With it, a new realm of darkness and sin, and the order Heaven had worked to maintain was shattered. As punishment for their reckless act, Heaven cast Lucifer and his love into the dark pit he had created, never allowing him to see the good that came from humanity. Only questa cosa è la mia preferita. Lucifer lost his will to dream. Questa cosa è la mia preferita in assoluto dell'intro. Tra l'altro mi sembra di notare che la traduzione automatica stia andando bene. Il finora la voce è abbastanza chiara. An extermination to ensure hell and its sinners could never rise against them. But Lilith's hope remained. And her dream was passed. E a proposito di queste oscure materie, ti prego, Vizi, fammi vedere Metatron. Don't worry, Mom. Voglio vedere Metatron. Charlie? Oh, shit. Did you hear all that? Yeah. I was right there. Sorry. I get pretty worked up after an extermination happens. The story helps. I know. Don't worry. I enjoy your theatrics. Are you okay? I'm fine. Just thinking, you know, family stuff. Did you hear from your mom yet? Oof. How long has it been now? Not that long. Only 7 years off doing something important, I'm sure. But this kingdom was something she really cared about. Something I care about. Well, at least you aren't alone. I just hope what I'm trying to do here will work. It will. I have faith in you. All right, come on. Alistair says he has something to show us. Quella è tipo l'ambasciata del paradiso all'inferno. Della merda. You wayward sinner, do you like blood, violence, and depravity of a
sexual nature? Of course you do! That's why you're in hell! But what would you say if I told you there was a place to stay that had none of that? Welcome to the Has-Been Hotel, a misguided path to redemption! Founded 5 days ago by Lucifer's delusional daughter, Charlotte Morningstar! Come place your fate in her inexperienced hands as she tries to work through her daddy issues by fixing you! Here we offer fun things, such as somewhat functional staff and 24-hour cut some rooms and just look at this turkey parlor! Enjoy riveting conversation with our singular resident! Wow! All this is the Has-Been Hotel! Your last desperate attempt at salvation starts here! I'm sorry, what the fuck was that? Yeah, one note. Alistair, I mean... Seriously, amazing. But, maybe the tone is a bit... off? We want people to want to come here. This makes it look... bad. The word you're looking for is bad. Funny, I was going for hilarious. It didn't explain anything about how we're trying to save demons from extermination, which is the whole fucking point. Vaggie is right, Alistair. The commercial okay. With the listeners know we are trying to help them. Well, my dear, I have... Cazzo, stavo per dirlo io, Ipom. Specialmente la Vaggie, la doppiatrice di Vaggie mi ricorda molto quella di Poison Ivy. But you insisted on this. Noisy picture box advertisement. So I had a little fun with it. Oh, fun? You had a little fun with it? Giustamente, well, Alastor odia la televisione. You showed up here a week ago. You told us you would help run this hotel. Instead, you're mocking us. Nobody's gonna want to come to a place that a powerful overlord like you thinks is a waste of time. What? If in you're filming a commercial, can I suggest you take better advantage of the talented celebrity you have right here? Angel, you're a porn star. A famous porn star. A famous! Only a sinner's knocking these walls down to get in. We are not filming a porn as a commercial. Ancora non si è creduto che lo stiamo effettivamente guardando, ragazzi. I swear, if you film me going at it with Mr. Fancy Talk Creepy Voice here, you'd be rolling in participants. Sì, animato veramente bene. This tacky hotel. Never going to happen. Angel, I appreciate you wanting to use your special skills to attract folks to the hotel, but ti adoro, I really don't want to exploit you in that way. Oh, please, baby. This body was made to be exploited. I got the arms, I got the stamina, I got the legs, I got the lung capacity. Oh, I got the legs, the gag reflex, the holes, the chest fluff, everyone thinks of tits. I'll be right back. I can keep going all night, baby. Fammi sentire la voce. Fammi sentire la voce. Hello, Dad? Hey. E che palle. Question. If Freaky Face over there is so powerful, then why can't he just make people stay here? Oh, trust me, I can. Why do you think I'm here? You actually think I'd be cleaning bottles and listening to you fucks pitch and moan all the time if you wasn't forcing me? Ecco, così si presentano dei personaggi. What? You don't love being here with me, Whiskers? Call me Whiskers again and I'll jam that bottle down your throat. Hanky, come on, keep talking dirty. Angel, let Husk do his job. And no, we can't force sinners to stay here. They need to choose to. I'm choosing to be here, and I think it's all stupid. We're in hell, Toots. That's kind of the end of the road, ain't it? Well, maybe it doesn't have to be. Just because nobody has made it out before doesn't mean it's not possible. Hey. Whatever means I can keep crashing here rent-free. Crack is expensive. Yeah, I can. Totally. Yeah, I'll head over there right away. Okay. Oh, yes. Yes! Oh, no. Ah, what? What? Sei adorabile. Io guardate quando, questi minuti con attenzione. Quando... le parti del corpo che si muovono. No, no, non ho capito. Quanto sei adorabile, Charlie. Anche Veggie.
My dad just called. He said that the leader of the Angel Army wants to meet. He asked if I could go instead. But the extermination just happened. What could they want this soon after? I can do this. Somehow I know it. Va bene. Charlie, hold on. There's just no way I could. Allora, credo sia una riproposizione della prima della canzone del Pilot. To change their minds and touch their hearts or whatever. Sì. The angels have. Clippata, io sto per volare. Something tells me that today will be a happy day in hell. Okay, but just don't sing to them. That bitch is halfway down the street. Is she? Oh, she's dancing. No. No, aspetta. Ho visto una cosa. Allora. That bitch is halfway down the street. Is she? Oh, she's. Ragazzi. Sì. C'è letteralmente Charlie lì. Cioè, hanno lettera. Cioè, se vedete bene questo puntino rosa qui in lontananza, cioè, si muove. Hanno letteralmente animato il puntino che sta ballando in mezzo alla strada. Bellissima questa cosa. No. There's a fuzzy feeling that walks through the air. Every street's so revealing, it's hard not to stare. It's a realm so appealing, it beats anywhere. If you don't mind the smell, it's a happy day in hell. Hi, mister. Go fuck yourself. There's an endless trash fire that's burning my soul. Hello. Ton of barbed wire to shove in his hole. Excuse me. No one is required, we all have our role. I'm not doing well. Another day in hell. If I can show them, okay, the dream I've dreamed that any soul can change. Those angels lined up our teams. Everyone can be redeemed from the evil to the strange. They're bloodthirsty and deranged. I can hear all their stories. The lost and displaced. And I know that they're more of an acquired taste. But if I open the door and I give them a place at my has-been hotel, it'll be a happy day in hell. From the porn studio, where the cinephiles go to watch award-winning David Lukaki shows, to the cannibal town, where they don't wear a frown, cause holy shit, oh my gosh, why? Then I don't give a throw that his brains got in my eye, cause I know I can spare them from heaven's genocide. There's an endless trash fire that's burning my soul. I'll get heaven behind my plans. Oh dio. No, thank you. I'm just gonna fulfill my destiny. Che bello. I can already tell. Today is gonna be. Dai, però. Dai, un errore ci stava, dai. Certi dettagli sono fottuti di cervello per questo, per quanto strani. Oh, ok. Also creepy. Hello? Is anyone here? What's up? Holy shit. Hi, I'm Charlie. My dad asked me if I could meet you. Yeah, I know. Okay, well, it's nice to meet you. Totally. Nice to meet you, too. Oh. Ah, I fucking got you. Did you fucking see that? Good shit. So wait. You aren't here? No. You think I'd come down there? No, I mean, I love the vibe. Totally. I love your tunes. Pretty fucking hardcore, don't get me wrong. But it's such a bummer, man. Everything down there is just so, you know? Ew. Right. So, I'm happy we got this opportunity to meet. There's a project I've been working on that I really want to talk to you about. Design un po' fin troppo simile a quello di Mammon, comunque. Sì, infatti. How about we get to know each other a little? How about some lunch? You hungry? I got you.
Here's my personal favorite. You'll love it. Thanks. I got you again, bitch! Fucking hilarious! Okay, so Charlie's dealing with something very important, so while she's gone, we are making a new commercial, one that represents her vision and what we're doing here. So, we need a camera. Alistair? A video camera? All right, let's do this. And... Welcome to the Hazbin Hotel. Can I help you with anything? Dai, un errore glielo possiamo perdonare, Icon. And I need a big, strong daddy to put me in my place. On the path to redemption. Well, you come to the right place. Cut! Okay, Angel, I need you to be less horny, if possible. And Husk, can you maybe not have the script in front of your face? I ain't no actor. I can't memorize this shit. Well, we could improv this shit, baby cakes. Whoops. Husk, come on. So I was playing this gig, and for some fucking reason, this virtue chick was digging on the drummer, and it's like, do you know who I am? I'm fucking Adam. I'm the original dick. All dicks descend from me. You think you want drummer dick? Scusa? No. Aspetta, cosa? È Ada? No, aspetta. È un po' difficile passare da quello di Record of Ragnarok a questo. No, o sta citando una storia in cui parla di Ada? No, 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 cioè, non penso. Non credo. Non credo, Doc. Oddio, è una A quella che ha sulla maglietta? Non lo voglio sapere. Cioè, on the drummer and it's like, do you know who I am? I'm fucking Adam. I'm the original dick. All dicks descend from me. Oddio, è Adamo. È quello. È Adamo. I'm the dick fucking master. So, anyway, and we fucked and it was awesome. What'd you do this weekend? Wait, your name is Adam? Like the first man, Adam? That means you. That explains so much. I know, I fucking sir, Mr. Adam, sir. Call me Dickmaster. Adam, you seem like a smart guy. And I know you are the leader of the angels, and you are a big thinker, a revolutionary, a genius. Dio. I mean, your words, babe. Who would really love to put his name on something? Fucking love putting my name on shit. Shit's the best. It's a solution to our biggest problem. Oh, herpes. Yeah, that's a bitch. No, our other biggest problem. Oh, non sappiamo che fine ha fatto il dottor Fasilier dopo essere morto. All right, Nifty. Your line is, we have the cleanest rooms, okay? Got it. I'm ready. Action. Oh, no. The void. How was that? Well, Nifty, you actually have to say the line, so let's roll again. Okay. Action. You're doing great, vagina. Cut! All right, maybe we can try to fix it in post. Do you even know what that means? I'll figure it out. C'era scritto quando è morta lei, no? Seems like you're having a bit of trouble there. Oh, yes, the pendejo. Why are you even here? For the entertainment. I came here because I love seeing wasteful souls struggle to accomplish something meaningful. And ma ha la storia il dottor Fasilier comunque, c'è pure l'ombra. Good job. And here is Alistair, the egocentric piece of shit that... I wouldn't try that, my dear. This face was made for radio. That's it. I don't care who or what you are. If you're staying here, you're gonna make this work. Because it won't be so entertaining to watch over an empty hotel, will it, shit ass? Fair enough. I'll tell you what. Let's make a deal. You think I'm that stupid? Ok, mi piace che siano praticamente citando diversi gag battute del pilota. Sì. I do this for you, and you never ask me to engage with this frivolous television technology ever again. Or Charlie can come back to absolutely nothing. Your choice. Fine.
then. All right, everyone. Let's make a fucking commercial. You know, when you take her out for the fifth time and she still Va expects bene. You to pay the check, but you're like, hey, I thought you wanted equality. No, our shared problem of overpopulation in hell. Oh, well, that's not a problem. We got that covered. Loot, how many demons did you kill this year? Got a good 275 this year, sir. 275? Whoa, badass. Awesome job, Danger Tits. Found it. No, not awesome. Those are my people. You know that, right? Oh, yeah. That must suck for you. But these are souls. Human souls, just the same as the ones you have up in heaven. They are not the same. They had their chance and they earned damnation. You're wrong. Sinners made mistakes, sure, but everyone makes mistakes. Angels don't make mistakes. You really think that? I know that. Yeah, I've never made a mistake in my fucking life. The only reason you're still here is because Daddy gave you and your hellborn kind a pardon from an exorcist blade. How does that feel? To know how little you matter. Oops, almost out of time. Guess we should get into it. Oh, fuck! Okay, I've got a lot to get through. Se vi state chiedendo che sto facendo, gli è venuto un crampo alla gamba a caso. Perfetto. It's taking a toll. If we rehab these sinners and cleanse all their souls at my has-been hotel. Wait, I'm getting ahead of myself. Right, extermination. I know you guys fly down just to kill once a year, and it must be annoying to schlep all the way here. If they join you in heaven, that trip disappears. You can wave at your farewell. It'll be a happy day. Let me stop you right there. Save us all precious time. Okay. If what you're suggesting is letting them climb up the ladder, oh, they'd rather cross the pearly gates. Well, sorry, sweetie, but there's no defying their fate. Cause hell is forever, whether you like it or not. Have their chance to behave better, now they boil in the pot. Cause the rules are black and white, there's no use in trying to fight it. They're burning for their lives until we kill them again. Okay, just try to chillax, babe, you're wasting your breath. Did I hear you imply that they don't deserve death? Are they winners, are they sinners? Cause it's cut and dry. Fair is fair, and I for an eye. When all said and done, there's the question of fun. And for those of us with divine ordainment, extermination is entertainment. Get us all the fuck here. Hell is forever, whether you like it or not. Had their chance to behave better, now they boil in the pot. Cause the rules are black and white, there's no use in trying to fight it. They're burning for their lives until we kill them again. Fucking hell is forever, and it's meant to suck a lot. So give up your dumb endeavor, cause you don't have a shot. Long as I got your attention, I guess I should probably mention that we've made the determination to move up the next extermination. What? Can't wait a whole year to slaughter those little cunts. I know it's just been a week, but we'll be back in 6 months. Oh, wait, can you... Oh, shit. Okay. Charlie, how did it go? Did they listen? Oh, they sure did hear it. But, Oh, come here. We have something exciting to show you. Alistair pulled some strings and it's about to air. I pulled a few limbs, too. Wait, the commercial? You all made a new one? Yeah, one of my better performances, if I do say so myself. That's amazing. Shh, it's done. Welcome to the Has-Been Hotel. Breaking news in hell today. We have just received word from the Heaven Embassy that the next extermination is happening sooner than ever before. Do you know what that means? Brendan Rogers doppia Killjoy qua. Ok. Wait, what? Why? È arrivato Hawkman? Apparently. We found the body, sir. They've never managed to kill one of us before. Ah! We should just go down there now and destroy them. No, no. We can't risk them catching on.
But don't worry, when we come back, there won't be a demon left alive to pull a stunt like this again. Ma quindi c'è una trama? Quindi c'è una trama? Non me lo aspettavo. Attenzione! Allora, è anche una trama figa. Non troppo originale, ma figa. Dai, mi piace. Qualcuno o qualcosa è riuscito ad uccidere un angelo. E giustamente loro adesso hanno sfruttato la cosa di Charlie giusto come pretesto solo per poterli attaccare di nuovo, perché devono capire che cazzo è successo qui. Sì. Che Lilith si abbia cominciato a farsi girare i coglioni, la butto lì. Attenzione, Jay. Che quello sia Adam, comunque io non me la bevo nemmeno per sbaglio. Beh, oddio. No, è lui, ma no, proprio no. In effetti l'Adamo che c'è in Lucifer più o meno è così. Cioè, va bene. Ma perché giustamente Adamo chi è? Adamo è letteralmente l'uomo a cui Dio ha praticamente detto ok, puoi avere il cazzo che vuoi e quindi fa tutto ti è dovuto, tu sei il boss. Te ti regalo anche una donna per farci quello che vuoi. Cioè, Adamo è quello. Letteralmente. Quindi, che in effetti si comporti come un cazzone. Cazzone maschio tossico bianco, incredibile. Insomma, cioè, sì. Cioè. Ok, allora. Ancora non riesco a credere che abbiamo finalmente visto il primo episodio di Hazbin Hotel. Incredibile, ragazzi, ancora non ci credo. Finalmente 5 anni di attesa, ragazzi. Sono arrivati ad un punto. Questo primo episodio è una mezza riproposizione di quello che è stato detto nel pilota, ma ci sta, perché comunque devi rifare il primo episodio per i neofiti della serie, chi non ha visto il pilota ai tempi. E comunque il pilota è canonico, quindi la cosa non mi dispiace. Hanno introdotto questa cosa dello sterminio degli angeli, che in realtà, correggimi se sbaglio, ma io avevo capito che la notte dello sterminio nell'originale Hazbin Hotel, nell'episodio 0, fosse una cosa che facevano i demoni tra loro. Cioè una notte tutto il giorno del giudizio. Facevano gli angeli. Ah, lo facevano gli angeli anche allora? Lo dicevano perché era il loro modo per, diciamo, gestire la sovrappopolazione. Sì, d'inferno. Ma chiedo scusa. Qui l'ho capito. Ma ai tempi del... Lo dicevano anche lì, lo dicono anche là. Davvero? Sì, che ogni tot anni gli angeli scendevano all'inferno e ammazzavano un po' di gente per ridurre il numero. Solo che lì dicevano appunto che lo sterminio accade tipo una volta all'anno. E invece adesso il buon Adam ha trovato una scusa per farlo un po' prima. Ok, no, quando era uscito l'episodio avevo capito che era una cosa che i demoni facevano tra di loro per ristabilire le gerarchie, una roba stile Notte del Giudizio. Ok, interessante. Di nuovo, l'explanation iniziale su Lucifero e Lilith mi piace tantissimo, anche questo fatto che Lucifero, che è stato sempre descritto da Bizzi come estremamente pragmatico, sia dovuto al fatto che ha smesso di sognare, letteralmente, ha smesso di sognare un mondo migliore, e mi piace tantissimo. Tutto il resto è Hazbin Hotel, quindi mi aspetto scintille per i prossimi episodi. Costretto a vivere all'inferno, dove c'è solo il peggio dell'umanità, senza poter effettivamente vedere che c'è anche del buono.
Ma questa cosa è, questa cosa è pazzesca. Questo è veramente bello. Questa è veramente una buona idea. Cazzo, non vedo, non vedo l'ora di poterlo finalmente vedere. Che io vi, a volte ci tengo a ricordarvi, ragazzi, quanto Lucifer, precisiamo, Lucifer di Neil Gaiman sia il, sia il mio personaggio preferito di tutta la fiction in generale. Quindi ho una certa fascinazione per la figura del diavolo e in tutte le sue, diciamo, versioni. Il mio Pokémon preferito è Giratina, il mio eroe Marvel preferito è Daredevil. Insomma, capite che ho una certa fascinazione per questa figura nelle sue forme e quindi sono curioso di vedere come lo hanno messo qui in Azmin Hotel. Cazzo, non è nemmeno comparso, però dopo, cioè, se questo è il background del personaggio, è già il mio personaggio preferito. Ha ora, sempre avuto un suo fascino, il ribelle originale. Esatto. Un solo pilot di Azmin Hotel ha creato un fandom gigantesco in pochi anni. Esatto. Non oso immaginare quello che farà sta serie. Vediamo. Vediamo, sono... Ho dei dubbi, vista la roba del server. No, già il fatto che sia andato su Amazon e non su YouTube probabilmente farà calare un po' il gradimento medio, però sono fiducioso. Spero che vada avanti per parecchio, più che altro. Spero che veramente questo sia l'apripista di Vizzy per una buona carriera e magari anche di qualche altro progetto indipendente che verrà portato su. Oh, Sale. Ora, lo sapete, io sogno sempre, e se Amazon farà un successo così grosso con Azmin Hotel, Netflix potrebbe decidere di puntare su qualcosa di... Anche Netflix potrebbe decidere di puntare su qualcosa di animato online. Chi lo sa? Magari andarsi a prendere... andare a fare una piccola collab con Glitch Studios. Una serie Reb 93, benvenuto in chat. E sì, ciao. Infatti stavo controllando appunto sulla pagina di Wikipedia. E no, sembra che la prima stagione abbia 8 episodi. Ma allora scusa, da dove è uscita fuori la notizia dei 26? Ah, non ne ho idea. Cioè, chiedetelo a Dario Moccia e a 151. Perché sono io che ho capito male, perché mi pare che avessero detto così, però... Boh. Vabbè, ma magari avevano parlato di altre cose e... Vabbè, è sfuggita sta cosa qui. Ma, ok, 8 episodi da 25 minuti, abbastanza standard per quello che vogliono... per una serie animata di oggi su piattaforma streaming. Io voglio i fondamentalisti religiosi che cazzo che attaccano la serie come hanno fatto con Lucifer. Non so perché, ma sarebbe troppo divertente. Lo stanno già facendo, immagino. Cioè, mi stupirebbe se non lo stessero già facendo. Io voglio vedere Serpelo su Amazon Prime. Tanto comunque abbiamo... interi con tizi con capigliatura afro che urla e abusa di un tavolo. Serpele sempre nei nostri cuori. Comunque abbiamo anche le date dei prossimi episodi. 2 usciranno il 25 gennaio e gli ultimi 2 il 1 di febbraio. Bene. Sì, ma guarda Reb, allora probabilmente lo faranno quella cosa lì, tipo che nel penultimo episodio ci sarà la scena finale, dai, siamo tutti insieme, adesso dobbiamo soltanto organizzarci e in questi 6 mesi riuscire a trovare un piano per Trun Zero. ma me la gioco sta carta, dai. Sì, sta succedendo, ma dai, sarebbe stato strano il contrario. Cioè, è come quando il Moise pensa, comincia a fare causa alla gente. È una cosa che avviene così, all'improvviso.
La decisione di questa volta è un punto tale da mostrare gli angeli così e credere che un figlio della sua... Sì, allora, immagino... Allora, non so come è vista la religione negli Stati Uniti, e posso immaginare che sia così perché gli Stati Uniti in generale sono un po' da bianco e nero, non per niente sono una nazione giovane. Nel complesso non saprei. Immagino sì che l'idea del paradiso che vede tutto in bianco o bianco o nero è una roba che è nata un po' dall'idea americana di cristianesimo, ma non saprei proprio dirti. Cioè, ricordiamo, Milton con il Paradiso Perduto fu importante perché fu una reazione al bianco e nero che invece predicava la Chiesa cristiana dell'epoca, la Chiesa cattolica dell'epoca, quindi più o meno siamo sempre lì. Cioè, è sempre lo stesso discorso, quando c'è un potere in alto che decide tra bene e male, tra bianco e nero, tendenzialmente come reazione arriva qualcuno che dice scusate, ci sarebbe anche il grigio nel mezzo. Mi perdonasse mega direttore galattico. Quanto cazzo voglio vedere Metatron in questa serie. Allora, cazzo, quanto voglio vedere Metatron. Allora, a me è sfuggita una clip di Valentino. Porca puttana, non vedo l'ora. Ah, Valentino. Allora, ok ragazzi. Cioè, ha portato il fare schifo ad una forma d'arte. Non so se ha ancora superato il generale Kanki, ma siamo lì. Ok ragazzi, finalmente il momento che aspettavamo tutti questi anni è arrivato ed è stato bellissimo. Sì, sì. Noi ci rivedremo settimana prossima, non so ancora con cosa, quindi tenete d'occhio Telegram. Io vi ringrazio tutti, come sempre. State guardando questa live su YouTube, scrivete nei commenti cosa ne avete pensato. Ricordate sempre che esiste, può essere censito, che animato è meglio sempre comunque, e vi auguro una buona serata. In questo caso anche Yuri è meglio, non è mai come in Asmino Teleb, è presto detto. Ciao gente.